quella del design, della cultura del progetto, sono delle realtà molto difficili da definire perché sono sia perché cambiano nel tempo, sia perché ciascuno ne dà giustamente una definizione diversa. Sono anche attività culturali dove quando si definiscono vuol dire che sono già cambiate. Quindi c'è una continua trasformazione. Io ho sempre visto l'architettura, quella che si chiama la cultura del progetto, come un territorio molto ampio, non necessariamente destinato al cantiere. La cultura del progetto fornisce analisi della storia, della tecnologia, delle trasformazioni sociali e in parte anche al mondo del costruito, ma però è una forma di conoscenza molto più ampia, molto più articolata. La mia attività un po' da sempre è stata rivolta al mondo della sperimentazione e della ricerca, cioè vuol dire elaborare dei progetti che non sono destinati a essere necessariamente costruiti. Questo può sembrare strano, ma invece è un'attività tipica, diciamo, sia delle epoche di trasformazione, sia del fatto che anche gran parte di quello che per esempio si chiama il movimento moderno, cioè durante il XX secolo, abbiamo visto essere una componente originale della cultura contemporanea, cioè gran parte dell'architettura e del design non è stata realizzata, ma ha avuto una circolazione attraverso i media, la comunicazione, quindi le riviste, i libri, la televisione, cioè si trasmette il progetto oggi in tante forme diverse, alcune delle quali sono anche immateriali, cioè sono concettuali, sono operazioni mentali. La città contemporanea come un insieme di non solo di architettura, ma anche di informazioni, di emozioni, di sensazioni, di merceologie, cioè non c'è differenza ormai sostanziale tra l'universo dell'architettura e l'universo dei cellulari, dei prodotti industriali, delle automobili, cioè noi viviamo dentro un grande plankton che si trasforma continuamente e non più dentro un mondo organizzato con categorie tra loro diverse, che sono il disegno, il progetto urbano, l'architettura e poi gli oggetti. Diciamo, tutto questo oramai è fuso in un'unica realtà che cambia anche poi la filosofia del progetto, cambia i segni, cambia le strategie. Poi la sfida del progetto è sempre quella di risolvere il dualismo tra tecnologia e, diciamo, qualità estetica. Questo poi è alla fine il grande problema non risolvibile. Cioè va sperimentato, va ricercato, ma non è che si arriva a una formula. Tutte le strade possono essere utili, non ci sono metodologie sicure, però indubbiamente la sfida del progettista è quella di saper usare la tecnologia per le sue qualità estetiche e la cultura estetica per le sue possibilità tecnologiche. La qualità è realizzata attraverso dei processi molecolari, cioè che infatti è il ruolo del design, creare qualità ambientale attraverso le piccole cose che
sono piccole come dimensioni, ma importantissime dal punto di vista antropologico. Cioè, la presenza di tutte quelle presenze microscopiche apparentemente che dentro all'ambiente, che però in poi invece sono quella realtà su cui tutte le grandi civiltà hanno investito delle enormi energie, cioè le civiltà sono nate sempre investendo sulle cose apparentemente inutili, cioè sulla poesia, la musica, la letteratura, la pittura, cioè l'arte, cioè tutte cose, dice, cioè che cosa servono? Non servono a niente, ma le cose inutili sono quelle assolutamente indispensabili.